No, no, guarda, io non posso vivere nella paura. Io ho la mia personalità, io sono un commedia, sono un comico. Io per una battuta mi faccio ammazzare, come tutti i comici. Io non posso cambiare la mia personalità, perché se faccio una battuta uno la può interpretare e può rovinare. Io mi rovino, mi rovinerò. Ma te l'ho detto, io quando andremo alle elezioni, subito dopo che cercheremo di entrare in Parlamento, subito dopo io mi riprendo a fare il teatro, farò le mie cose, farò magari una cosa diversa. La mia natura è quella lì. Ora io sono più serio, perché se io faccio dell'ironia, del sarcasmo o uso il paradosso in politica, non aspettano altro che il paradosso per rendertelo vero, hai capito? Allora io devo essere serio anche quando scrivo, devo essere preciso la scrittura, non puoi usare l'ironia, sennò l'ironia viene interpretata in un'altra maniera. Sono andato a vedere i miei spettacoli, hanno preso pezzi di miei spettacoli dove dicono che io sono, no, dicevo che l'AIDS non esiste, cioè sono veramente dei figli di puttana, non ho mai detto che l'AIDS non esiste, ho detto che il virus e l'HIV, c'erano due premi Nobel che dicevano che non era la causa dell'AIDS, sono due cose diverse. Vanno a prendere i miei trascorsi, potrebbero fare qualsiasi cosa, potete credere a qualsiasi cosa. Questo è il problema. Io non posso essere prudente, io sono prudente con la parolaccia, cercherò di non essere più, sono prudente nella mio stile di vita, questo sì, ma nella mia personalità non posso essere prudente. Io posso dire, io a volte dico delle mie cose, non sono lume del Movimento 5 Stelle, io ho la mia personalità, il Movimento 5 Stelle ha la sua personalità, condividiamo la visione di un mondo, io quando parlo non parlo sempre a nome del Movimento 5 Stelle, come loro non devono parlare sempre a nome del Movimento 5 Stelle, quindi sono cose che devi cercare anche tu di separare. Quando io parlo di movimento dico, il movimento vorrebbe fare questo, abbiamo il nostro programma, adesso apriamo il programma, è in wiki, allora tu avrai un'esperienza del tuo lavoro, ce la comunicherai, facciamo il programma insieme, c'è già una base. Io non vorrei che tu fai un passo a passo, non sapere, ma questo non deve fare. È grande carato. Posso avere un autografo? Se è consapevole, io come posso rispondere? Per Giulia. Cosa ne pensi di quelli che hanno passato politico? È un assegno, anche sotto l'altra per Roberto. Se non sono iscritti, guarda, le regole sono quattro regolette. Sì. Se non sono iscritti a partiti adesso. Le regole le conosciamo, ma come una domanda. Non ho nessuno. Abbiamo preconcetti. No, non posso, ma non possiamo impedire a uno, se non è iscritto a un partito, non ha fatto già due legislature, si è censurato di iscriversi al movimento, non possiamo. Poi un infiltrato. Ne abbiamo due o tre o quattro, ce ne abbiamo tre o quattro rompicoglioni che sono dentro la lista. Fortunatamente sono magari in basso, magari difficilmente saranno votati, ma ce ne siamo tenuti. Questo è filtrato, se vuoi. Noi abbiamo avuto Zicco qua, no? Chi? Zicco, il calciatore. Zicco, mio amico, sai quando ho fatto te lo do io al Brasile. Sono andato a casa sua, cosa dici? Prima, e gli hai baciato i piedi. Sì, è vero, gli ho baciato. No, profumati, perfetti. Zicco, magnifico. No, sono andato a casa sua, te lo ricordi? L'anno dopo, con la piscinetta abbiamo giocato. L'anno dopo è venuto a Udine, tu sei andato nell'82. E nell'83 era giovane. Ma pensa questo qua come mi segue. Pericolosi. Abbiamo visto che ti ha vinto 5-0. E lui ti ha chiesto se i piedi funzionano, perché lui lo sapeva, per vedere se dicevi la verità. Zicco era anche una persona straordinaria. Era un sindacalista, uno tosto per i calciatori. Tipo che ci vede molto bene. Fede. Vedi della cassa. Devo firmare, cosa fa? Sì, calcolo, c'è gente così. C'è Gabbo con le mani sulla cassa. C'è Gabbo con le mani sulla cassa. Andiamo di qua. Dove andiamo? Di qua.